da una parte dobbiamo sostenere con grande forza la battaglia contro il Covid, che passa per una parte rilevante dalla campagna di vaccinazione, per cui siamo impegnati al massimo affinché si moltiplichino le somministrazioni di terze dosi, e devo dire che i toscani stanno rispondendo benissimo. Siamo una delle regioni che ha fatto più terze dosi in Italia, e quindi questo va a merito anche della sensibilità che i toscani hanno sulla materia, anche del senso di responsabilità che i toscani hanno. Devo dire che da un po' di giorni tornano a aumentare anche le prime dosi, e questo mi fa piacere, significa che persone che avevano dubbi, insomma, stanno in qualche modo superando questa diffidenza e si stanno vaccinando, e anche questa è una buona notizia, diciamo, e quindi mi auguro che altre persone seguano questo esempio, e quindi stiamo andando avanti con l'organizzazione della campagna di vaccinazione. Avremo probabilmente, diciamo, anche il via libera per il target tra 5 e 11 anni, diciamo, dal mese di dicembre, probabilmente attorno al 20, 22, 23 dicembre, e ci attrezzeremo anche per costruire un canale dedicato per le bambine e bambini, perché è giusto, diciamo, che ci sia una organizzazione adeguata, diciamo, alla presa in carico anche di questo target di popolazione. Le varianti tutte hanno sempre generato un po' di preoccupazione, no? Perché comunque determinano un carico di incertezza, insomma, vedremo quali saranno, diciamo, le valutazioni definitive da parte degli scienziati, perché prima di esprimerci dobbiamo attendere quelle. Noi dobbiamo continuare a lavorare bene, ecco, sul testing, il tracciamento, sequenziamento, dobbiamo continuare, diciamo, a rispettare le regole, anche i singoli cittadini, non abbandonare l'uso della mascherina, stare attenti al distanziamento, insomma, no? E così via. E poi, ripeto, bisogna continuare a vaccinarsi, perché questo mi sembra lo strumento migliore per tenere sotto controllo la pandemia.